Salve a tutti e bentornati sul canale di Cree4Game. Eccoci qui con l'ottavo episodio e il piano 11 di Dungeon of the Endless. Allora ragazzi, iniziamo subito perché veramente non vedo l'ora di andare avanti. Sono carichissimo. Partiamo da qua, vediamo che cosa ci troviamo. Beh, partiamo piuttosto bene perché abbiamo già qui un modulo principale da poter installare. Io direi di partire con la ricerca dell'industria. Vediamo di aumentare un po' più velocemente in questo episodio invece l'industria, perché come vedete ne abbiamo un po' approfittato allo scorso e scarseggia. Poi li spostiamo come sempre tutti all'interno della prima stanza, soprattutto gli operatori, in modo che inizino a spippolare attorno al nostro modulo principale. Ma no, ma... cioè, vabbè ragazzi, ma c'ho una sfiga. Guarda che lavoro. Finito. E vabbè. E niente, che ti devo dire? Costruiamo un'altra roba qua. Poi, prima di mettere difese, andiamo a vedere che cosa ci aspetta nelle altre stanze. Quindi prendiamo il tank. Proviamo a fare intanto così. Ma che cazzo di sfiga. E vabbè, Vediamo che cosa c'è di qua. Ovviamente un'invasione. Loro puntano, mi sa, le torrette, quindi può anche starci. Vediamo. Che te pareva, anche questa è chiusa. Però è autopotenziata. Il che non è male, il che non è male. E qui potremmo mettere un modulo di... fammi pensare. Sì, quello che ci aumenta la forza. Aumentiamola da subito. Mettiamo qualche difesa perché mi sa che da qua qualcuno potrebbe generare. Intanto mettiamone poche. Niente, abbiamo già creato due cazzo di linee di spawn point. Sti cazzi. Andiamo qui. Ok, abbiamo trovato una stele. Aia, veloci. Chi manca? Vedete. Allora, questa è la prima stanza da potenziare assolutamente perché... quelli lì ci rompono i coglioni. Allora, lui non sta operando. Beh, operare lì non ha senso. Vediamo che cos'è che ci dà questo come potenziamento. Più 100 la difesa, ok. Ah, tra l'altro ci aumenta anche la difesa del cristallo. Non di tanto, però comunque ci sta. Niente. Allora, beh, lui non sta operando, lo mettiamo a operare su questo intanto. Così mettiamo bestia la produzione di industria. Proseguiamo. Che abbiamo trovato? Un po' di scienza. Corri. Corri. Pompalo. Cazzo. Male quando va così. Non lui, ma prendi lui. Allora, una cosa che dobbiamo fare al momento è di disattivare questo, prendere lui, spararlo qui, che gli aiuti questo, e qua andare a mettere delle difese. Se no, ce la vediamo veramente brutta. Cioè, rischiamo di perdere il cristallo più che altro. Cosa che non voglio assolutamente che accada. Non ci sta andando molto bene in questo momento. Abbiamo trovato il mercante. Ok. Vediamo cosa ci vende. Roba poco interessante. Soprattutto non è equipaggiabile dal nostro eroe principale. Vediamo gli altri. Invece, ecco, questa nel suo caso è molto, molto utile. Quasi gliel'andrei a comprare. Ma sì, sti cazzi. Poi, quello ovviamente fa schifo. Vediamo con loro. Qua abbiamo trovato un'arma sgrava. Qua abbiamo trovato un'arma sgrava. E gliela prendiamo subito. Poi,
Adesso li amministriamo. Gli andiamo a dire che lui deve mettersi questa armatura. Oltretutto acquisisce anche... Ok, un autotank praticamente. E qua invece gli andiamo a piazzare la pistola. Poi, finché ci siamo, sempre con lui, gli vendiamo quello che ci avanza. A meno che... Un attimo, a meno che la pistola... No, non ci conviene darla a lui, quindi vendiamolo. Sell. Sell. Ok, bene così. Allora, facciamo un altro turno, avanzando. Spero di trovare subito l'uscita. Cioè, da quanto è iniziata male, questo è già il mio desiderio al momento. Corri, corri. Aia, aia, aia. Merda. Questi sono forti, questi sono forti. Questi iniziano a essere forti, iniziano a essere difficile per noi campare. Comunque, vediamo di potenziare anche qua. In questo modo. Santo Dio. Forse mi basta cliccare sulla stanza. Esatto. Magari potremmo metterci una claymore sto giro. Ok, ok. Allora abbiamo qua da andare a spippolare. Proviamo a guardare di qua. È un po' un casino questo livello, ragazzi. È un po' molto un casino. Io magari andrei a mettere il tank qua. Bene così. È bene che lo trovi. Trovi lui direttamente i mostri. Qui in teoria ce la dovremmo fare. Diamo gli due colpetti. Ok. Proseguiamo di qua. Madonna quante stanze buie. Non riusciamo a fare dust, eh? Stiamo facendo pochissimo. Attenzione che abbiamo trovato la morte. Quindi proviamo a vedere se possiamo trattare con lei. Possiamo... no, spendere del dust. No, non lo spendiamo il dust in questo modo. Allora, qua ci sono due stanze. Cioè, sì, due porte. Proviamo ad aprire questa intanto. Enorme. Ah, attenzione, abbiamo trovato uno scrigno contenente equipaggiamento. Dust box. Interessante, interessante. Vediamo di cosa si tratta. Difesa. E ci dà la skill... Unlocks a secret compartment. Ok, probabilmente ci pompa il drop di dust. Probabilmente, però fa abbastanza cagare. Cioè, diciamo che in realtà sì e no, fa cagare. Nel senso che comunque pompa tantissimo la difesa, a discapito però dell'attacco. Quindi sti cazzi, continuiamo. Facciamolo correre indietro. Corrono sti cosi. Ok, allora potenziamo questa stanza. E cosa facciamo? Potremmo mettere un altro tactical UD in modo da aumentare sempre la nostra forza. Mettere delle difese. Poi ne abbiamo soltanto uno, mi sa. Qui abbiamo... Ci abbiamo modo di... Esatto. Cibo. Io lascerei lui qua perché non si sa mai che ci attacchino da questo lato. Comunque adesso vediamo aprendo la prossima stanza, perché è un po' che non ci guardi in effetti se continuano ad attaccare da lì. Qua abbiamo terminato, facciamolo andare da qua allora. È un cazzo di casino, inizia a diventare complicata ragazzi. Poi, che noi ce la continuiamo a cavare bene è un altro discorso. Però è complessa la storia. Attacca.
Ok, io direi di skippare già. Ed eventualmente esplorare di qui. Ok, bene, bene, bene. Abbiamo trovato una stanza autopotenziata. Fanno sempre comodo queste, fanno sempre comodo. Io direi che ci possiamo mettere qua. Del cibo. Così se riusciamo anche a dargli su qualche livello, non piangiamo. Prima di mettere delle difese guarderei se spawna qualcosa in questa stanza. Altrimenti potrebbero essere inutili. Abbiamo trovato un altro oggetto. Bene, bene, bene. Eh no, vedete che di qua non appare nessuno. Però attenzione, ma la storia si fa arrogante. Dobbiamo correre indietro. Dare una mano a lui. In questo modo. Ok, bene, bene, bene. Sono contento perché siamo forti, siamo forti. E soprattutto abbiamo sfruttato le skill, che non è una cosa da poco. Qua c'è qualcuno di viscidone, che secondo me dobbiamo far fuori. Sperando che non ci tolga troppo. Non gli togliamo più, non gli togliamo più. Mamma mia, incredibile, incredibile ragazzi. Bene, è andata molto bene. Ci è piaciuto che sia andata così tra l'altro. Qua siamo ancora intatti. Ok, vediamo. Allora, qua abbiamo spippolato tutto. Quindi niente, adesso dobbiamo andare di là. Quindi, riorganizziamoci un attimo. In realtà forse conviene rimanere così. Perché lui, diciamo che difende questa linea. Cioè questa linea verso il core. E poi dovendo aprire qua fa comodo che lui stia lì in effetti. Quindi stiamo così e pace. Quindi apriamo di qua e vediamo che succede. Ok, abbiamo trovato un altro modulo principale, se non altro. Ok, cerchiamo di ammazzarli tutti quanti qua dentro. Perché avendo messo il modulo secondario che ci dà cibo, come vedete, ogni volta che noi li uccidiamo da qua, in teoria aumenta il cibo. Più uno. Non è male. Non ci fa schifo, almeno. Ok. Ah, poi tra l'altro giusto, abbiamo trovato un oggetto prima, che adesso sarebbe bene anche dare un'occhiata. Allora, prendiamo un attimo lui, che se non sbaglio mette a posto tutte le varie torrette distrutte, che qua ne iniziamo a risentire. Ok, una sistematina, giusto così. A posto. Poi, guardiamo che cos'è che avevamo trovato. Abbiamo trovato questo, che aumenta la difesa e un po' di attacco. Vediamo se c'è qualcuno per cui vale la pena darlo. Ecco, per esempio a lui, che aumenta l'attacco, cioè lui diventa una roba devastante. Ok, accettiamo. Poi magari prima di andarcene continuiamo a mercanteggiare con il mercante. Proseguiamo di qua. Vediamo cosa ci aspetta. Intanto potremmo, ecco, fondamentale, potenziare questo. Potenziare questo e fare un altro generatore di cibo. E mettergli qualche difesa in questo modo. Cibo, ragazzi, ci inizia a servire, perché sarebbe bene dare dei gran livelli ai nostri eroi. E soprattutto anche per eventualmente rimanere in vita. Un'altra cosa, non da poco. Mettiamo delle difese. Io qua ne metterei finché possiamo. In questo modo, vediamo cosa possiamo ricercare. Generatore d'emergenza. Questo qua aumenta quello. Non saprei. Questo qua è un diversivo. Questo qua è fumo che fa danno ad area per X tempo. Questo qua genera industria a ogni incisione. E questo qua attiva una stanza non attiva. Senza la dust. Non mi ispira tanto questa qua, se devo essere sincero. Io andrei di olografico. Quindi immagine riflessa, chiamatelo come vi pare. Proseguiamo di qua.
Vediamo. Un altro artefatto, sti cazzi. Attenzione all'invasione. Rispediamolo di qua. Mi sa che vengono generati solo da lì adesso, quindi prendiamoli tutti e diamogli una mano da qua. Vedete che sono fatti un casino. Qui dovremmo reggere. Anche perché loro si fermano un po' dalle cose. Ai ai. Visto l'utilità di aver dato su al cibo. Mamma mia. È andata molto bene. È esploso qualcosa di grosso. E quindi sì, sti cazzi. È andata molto bene così. Allora, continuiamo. Come detto, secondo me inizieranno a spawnare solo da lì, quindi dobbiamo stare attenti solo a quella zona per il momento, finché magari non ci rendiamo conto che iniziano a spawnare anche da altre parti. Guardiamo di qua. Attenzione, abbiamo trovato questo che aumenta la rigenerazione della vita. La difesa dei moduli però è a zero. Merda. Che ci possiamo fare? Proseguiamo. Abbiamo trovato un altro oggetto. Abbiamo sbloccato l'ologramma. E abbiamo trovato un keyway che aumenta bestia la velocità. Allora, lui ovviamente non li può equipaggiare. Vediamo se le possiamo dare a qualcuno per cui torna utile la cosa. Questo aumenta tantissimo la difesa. 13. E aumenta pure la velocità. A lui conviene? A lui conviene. Guarda, lo diamo a lui, che va solo in positivo, non ci sono dei negativi. E sti cazzi. Ok. Ok, fatto questo potremmo attivare un'altra stanza. E l'altra stanza potrebbe essere questa. Potrebbe essere questa, perché ci permette di fare così, intanto, che aumentiamo le difese di tutto il nostro gruppone. In più, espanderci come difese sotto forma di torretta. Questo qua aumenta la difesa complessiva. Cioè, mentre questo qui aumenta l'attacco, quello lì aumenta la difesa. E sì, come avete visto prima, ci abbiamo quasi lasciato le penne, quindi ci può stare dare su alla difesa. No, che cosa sto facendo? Ok, allora, selezioniamo di nuovo lui e proseguiamo. Ci abbiamo poco da fare. Che robe abbiamo trovato? Abbiamo trovato un altro eroe di livello 7, ma che noi ignoriamo. Tra l'altro sembra molto figo. Quindi proseguiamo di qua, che lui ci fa un po' da difesa. Abbiamo trovato un altro oggetto. Ok, ok, torniamo indietro alla svelta, guardate qua che casino. Ok, no, 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 scendi, 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 scendi. Scendi, scendi, veloce. Dagliele, dagliele, dagliele. Ok. Attenzione di qua. Sta un po' di casino. Bisogna sperare che nessuno esploda. Ok, ok. Ce l'abbiamo fatta. Allora, abbiamo trovato un oggetto, abbiamo detto, che è questo, che ci dà rigenerazione alla vita. Vabbè, un po' una merda. Allora, finché ci siamo, vendiamo. Tanto che gli siamo vicini. Fai un bel vendi. Tac. Vendi qui. Vendi là. E vendi là. Così ci facciamo un sacco di cibo. E andrei a potenziare questo nostro soggettone in questo modo. E potenzierei di livello anche lui. Che sblocca tra l'altro un'altra skill passiva, che è aumenta la wit di 2. Mica male, mica male. Ok, proviamo a rimanere così. Tra l'altro lui nel frattempo sta pure operando lì, quindi magari può tornarci utile. Rispediamo su il nostro eroe d'esplorazione. Ah, poi dobbiamo guardare se possiamo ricercare qualcos'altro. Finché ci siamo, finché ci siamo. E vabbè, qua iniziano ad essere un po' delle ricerche del cavolo. Però la torretta Tesla non mi era dispiaciuta. Proviamo a cercare questa. E guardiamo anche in questo. Magari ne possiamo fare due simultaneamente. Aggiunge 15% attacco to heroes in the same room. Ok, quindi questo qua ci potenzia gli eroi nella stessa stanza. Ma io cercherei questo qui.
uno ce lo togliamo dalle scatole e magari vediamo dopo se troviamo degli altri moduli maggiori. Non si sa mai. Ok, vediamo che c'è qua. Abbiamo trovato una scorta di cibo. Ok, scendiamo. Rapidi, 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 più rapidi. Mi sa che avremo bisogno di aiuto. Forse no. No, dai. Ci può stare. Cioè, non lo so. Sì, abbiamo bisogno di aiuto. Decisamente bisogno di aiuto. Merda. Merda, 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 merda. Ci hanno disattivato due stanze. Ok, riattiviamole. E ci hanno spaccato della gran roba. Non più capire quali... Ah, ci ho disattivato anche questa. Ok, ok. Dobbiamo riorganizzarci. Allora, intanto andiamo a raccogliere un po' di roba. E mi sa che lui lo teniamo qua. Lui lo teniamo lì. E qua hanno distrutto qualcosa, mi sa. O no, o magari non ci abbiamo mai costruito. Ah no, perché prima c'era un modulo lì. Allora, io andrei a mettere... Non lo so. Cosa potremmo metterci? O che ci potenziamo di nuovo l'attacco. Ma sì, sti cazzi. Prima uccidiamo sti bagagli, meglio è. Ok, quindi torniamo ad esplorare. Ah, poi tra l'altro possiamo potenziare un'altra stanza. Bisogna potenziare, non so, questa. Non so se sia la migliore che possiamo attivare al momento. Allora, da qua siamo belli protetti, tra virgolette, o almeno si fa per dire. Qui però c'avevamo un modulo noi. Ah no, allora, un attimo. Riattiviamo questa, in modo che così teniamo attivo quel modulo principale lì. Ok, scusate ragazzi, che qua c'è un attimo da organizzarsi di più perché dobbiamo evitare il game over. E niente da fare, ancora niente. Corri. Corri, Forrest, corri, 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 corri. Cazzo, cazzo. No, non possiamo più tenerlo lì. Dobbiamo rispedire indietro anche lui. Sono qua in cazzo di casino. In questo modo. Adesso possiamo guadagnare distanza. In questo modo. Ok. Poi qua sa che dobbiamo andare a far fuori quello. Vediamo se solo con lui ci riusciamo. Speriamo, soprattutto. Le stiamo prendendo, le stiamo prendendo. Ma non è semplice, come potete vedere. Attenzione, la vita. Abbiamo una skill. Ok, ci abbiamo. Abbiamo anche dovuto un po' curare, però. Sti cazzi, se no non si andava più avanti. E qua chi rimane? Non abbiamo finito l'ondata? No? Non lo so, non lo so. Mi sa che abbiamo finito l'ondata adesso. Quindi proseguiamo. Proseguiamo. Allora, mi sto perdendo, eh. Proviamo a proseguire da questa stanza. Si è disattivato questa, che adesso riattiviamo subito. Stiamo facendo pochissima dust, è quello il problema principale. Ok, abbiamo terminato il modulo Tesla. Dobbiamo darci una mossa qua. Ok, dobbiamo guadagnare spazio. Dai, guadagnare terreno. Aia. Però come vedete adesso con il modulo della difesa ci siamo parati il culo un poco. Ok, ok. E adesso è un cazzo di casino capire come andare ad uccidere questo.
Ma per me lo possiamo anche lasciare lì. Ma sì. Lasciamolo lì. Ah, però mi sa che... Fammi vedere. Finché non lo facciamo fuori, dite che tutto è rallentato? Mi sa di sì. Guardate quanto ci mette a riparare. Eh sì, dobbiamo ucciderlo, sennò, ragazzi, a parte che non riprendiamo la vita, altrimenti. E niente, riproviamoci. Mandiamo sempre lui, stando attenti alla sua vita. Come vedete, il fatto di aver fatto tanti generatori di cibo ci è stato non poco utile, ma tantissimo, tantissimissimo. Ok, vediamo di continuare. Qua non possiamo più metterci niente all'interno. Vediamo cosa possiamo ricercare. Vedete, non ci sono più moduli principali, quindi sti cazzi. Mettiamo alla ricerca questo. Andiamo qui. Oh, benissimo, quello che volevo io. Che porte rimangono? Proviamo ad andare verso l'alto, sperando di campare. Io andrei a disattivare... Ah no, questa no, non è da disattivare, però disattiverei... sti cazzi. Allora. Questa, così quella comunque rimane attiva. Disattivando questa ne possiamo attivare un'altra in questa direzione. Come questa, per esempio. E allora, vediamo. Questo modo. E oltretutto adesso possiamo andare a mettere qui un modulo principale. Io metterei l'attacco ancora. Abbiamo bisogno di avere un sacco, sacchissimo di attacco. Ok, vai di qua. E cazzo è l'uscita. Sana bestia. Attaccali, attaccali. Scendi, scendi. Rientra. Ok. Stiamo andando piuttosto bene. Lui deve tornare di qua. Anche lui. Poi ogni volta spawna il ciccio merda che dobbiamo andare ad ammazzare. Ragazzi, un cazzo di casino, un cazzo di casino. Dagliele. Ma questo è più piccolo, dai, però. C'è un po' facile. Per fortuna. No, non era l'unico. C'è qualcos'altro qua che rompe le balle. Che mi sa che è questo. Cazzo, è questo qua con il razzo. Boh, vediamo. Stando attenti sempre alla salute, eh. Ah no, ok. Era semplicemente un blob. Ok, possiamo potenziare un'altra stanza. Io andrei a fare immediatamente questa. E qui dentro ci potremmo mettere un generatore di salute, quasi. Cioè di cibo. In questo modo. E lo riempiamo malamente di difese. E proviamo. Allora, questo qua cos'è che ci faceva? Ci rigenera la vita, che non ce n'è bisogno. Mettiamoci un diversivo. Vediamo come funziona anche. Figo. Figo, figo. Ok. Poi tra l'altro, se dovesse eventualmente morire il nostro ologramma, nel caso possiamo crearne un altro. O comunque sfruttare la postazione. Apriamo la porta. Sta venendo un video lungo, ragazzi, ma questo dungeon è non enorme di più. Ok, qua è un altro mercante che ci vende un sacco, un sacchissimo di roba. Allora, attenzione, questo qua ci aumenta bestia i danni. Gli aumenta non poco, eh. Questo è un mitraglione. Questo aumenta tanto i danni, tanto. Però sì, ci fa muovere anche più veloci. No, questo qui mi sa che glielo prendiamo. Ah, cazzo, qua. Che cazzo
premuto. Ok, no, semplicemente l'ho comprato. Per un attimo mi sono cagato addosso di aver comprato roba che non ci serviva. E invece lui... No, non conviene, non conviene, non conviene niente. Qui come siamo messi? Stessa roba. E qua? Questo converrebbe... ma non ci abbiamo abbastanza industria. Quindi sti cazzi, risparmiamoli. E quindi allora abbiamo detto che questo l'abbiamo preso per lui. Glielo equipaggiamo subito e gli vendiamo quello che ci avanza. A meno che questo non sia utile ad altri, attenzione. Ecco, come in questo caso glielo andiamo a dare. Ed eventualmente guardiamo se questo è comodo ad altri. Cioè, magari questo era per assurdo più comodo a lui. No. Più comodo a questo. Ni. Per il momento sì. Poi vedremo. Vediamo se questo va bene a lui. No. Ok. Ci siamo. Questo lo possiamo vendere. Dov'è finito? Qua. Vendi, vendi, vendi. Ciao. Perso. Ok, proseguiamo. Abbiamo trovato un altro eroe che ignoriamo bellamente. Abbiamo finito di ricercare il coso qua, quindi usiamo lui per... non lo so, pepper spray. Ma sì, sti cazzi. Poi... la madonna, ma quante strade ci sono ancora? È enorme, è enorme. Abbiamo trovato l'uscita, finalmente. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Allora, detto questo, dobbiamo rivisitare un po' tutto il rivisitabile, ovvero depotenziare le stanze che a questo punto non ci servono più e mantenere attive le stanze che ci servono. Quindi quelle in linea, fondamentalmente. Quindi una, due, tre, quattro, cinque. Ed eventualmente pararci un po', tipo potenziando queste due. Ok, allora, fatto ciò, iniziamo a dare su. Iniziamo a dare su. Possiamo fare in questo modo. Poi qui magari ci mettiamo un ologramma che rallenta. Mettiamo varie difese anche di qua. In questo modo potremmo mettere, sì, un ologramma qua che rallenta poco prima delle stanze finali. Ah cazzo, però dovevamo potenziare anche l'ultima stanza. Allora disattiviamo questa e attiviamo l'ultima. Così qua mettiamo il rigeneratore di vita e qualche difesa. Ok, ok, allora spariamoli tutti su. Partiamo da lui che è quello più lento. Mettiamoli tutti dentro la stanza di destinazione. E stando attento alla vita del nostro mitico eroe incredibile, gli facciamo prendere il core e ce ne andiamo. Forse, se tutto va come deve andare, ce la facciamo. Speriamo. Questi perché non entrano? Entri? Ok, sono tutti dentro. Sperando che i nostri diversivi stiano funzionando. Ok, attenzione, ci siamo, ci siamo. Exit. Dai così, ragazzi. Benissimo, benissimo, ce l'abbiamo fatta. Bene, ragazzi, abbiamo completato anche il floor 11. Andiamo verso il floor 12. Questo è durato decisamente tanto come video. Speravo di farlo durare meno, ma purtroppo è venuto fuori così. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, l'avventura vi stia continuando a piacere, e così come questa serie.
ci stiamo dirigendo verso le fasi finali ormai della serie. E come detto, mettete un like, condividete se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e per questo episodio è tutto. Ci vediamo con il nono appuntamento di Dungeon of the Endless. Ciao a tutti!